Fare un film tratto da un romanzo è difficile, ma fare un romanzo tratto da un film è un'operazione fatta spessissimo, ma che poche volte ha dato risultati particolarmente apprezzabili. Beh, ma se il film l'hai scritto e diretto tu e ti chiami Quentin Tarantino, probabilmente il romanzo di C'era una volta a Hollywood merita di essere letto. 42. C'era una volta a Hollywood, il capolavoro di Quentin Tarantino, candidato a 10 premi Oscar, che ha fatto vincere pure Brad Pitt, film memorabile che ha diviso un po' pubblico e critica, ma sinceramente è un film da vedere e rivedere per apprezzare in tutta l'enciclopedica maestria di Quentin Tarantino nel trasportarci all'interno della Hollywood di fine anni 60, inizio anni 70, con tutti i suoi sconvolgimenti, non ultimo ovviamente quello che accadde a Cielo Drive, con il fatto di cronaca che coinvolse la family di Charles Manson e Sharon Tate e Roman Polanski, che nel film, naturalmente non credo di fare spoiler, viene leggermente cambiato rispetto a quello che è la realtà. Ma il libro, circa 390 pagine, edito da La nave di Teseo, scritto da Tarantino, che ha detto che era nato in realtà come romanzo e poi si è trasformato in film questo progetto, un po' come accadde con Bastardi senza gloria. Tarantino ammise di aver scritto talmente tanto materiale per quella vicenda, quell'avventura ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, che praticamente ci avrebbe potuto fare una serie TV da 10 episodi, e poi invece ha deciso di fare un film, e direi che ha fatto molto bene. Ma C'era una volta a Hollywood è un romanzo che amplia, approfondisce, allarga gli orizzonti, come sempre in Tarantino usa il tempo in maniera intelligente, tanto che a volte quello che nel film si vede in scene lunghe, elaborate e centrali, nel libro occupa lo spazio di poche pagine, e viceversa nel libro ci sono dei fatti molto estesi e allungati e approfonditi e dettagliati che ci rendono il film molto più interessante da rivedere. Più che mai il romanzo espande le vicende di Rick Dalton e Cliff Booth, l'attore di western in declino e la sua controfigura dal passato e dal presente piuttosto avventuroso. C'è da dire che se c'è una cosa che mi ha lasciato un pochettino interdetto del romanzo è che lascia molto da parte la vicenda e la figura di Sharon Tate, che nel film in realtà allora occupa probabilmente più spazio e ha molta più importanza. Non che qui sia secondaria, ma è leggermente meno approfondita rispetto ai due protagonisti maschili, che sono davvero molto molto più interessanti che nel film. In particolare Cliff Booth, di cui scopriamo moltissimi retroscena della vita, da quello che è successo nella controversa vicenda della morte della moglie al suo rapporto con il cane, da come è diventato eroe di guerra a quello che ha fatto quando è tornato dalla guerra. Ma anche Rick si dimostra un personaggio molto più complesso di quello che poteva sembrare sullo schermo, nonostante la bellissima interpretazione di Leonardo DiCaprio. E poi che dire, questo libro è un catalogo enorme di nomi, fatti, situazioni, film, retroscena della Hollywood di fine anni 60 e inizio 70, che vi porterà a controllare se ogni singolo titolo dei film è vero oppure inventato. Alcuni sono veri, alcuni sono inventati. Tarantino addirittura si inventa per un suo personaggio, che non vi diremo, un film che lui avrebbe diretto ma che non ha fatto, e che chi lo sa, magari lo vedremo prossimamente. Insomma, un grandissimo calderone che testimonia la passione bruciante di Quentin Tarantino per la Hollywood dell'epoca, e che vi farà veramente appassionare, sia che sappiate nomi e titoli dei film di quell'epoca, americani e non, perché poi scopriremo che Cliff è molto appassionato al cinema europeo e non soltanto, anche a quello orientale, in particolare Akira Kurosawa. Ma per chi ama il cinema è una lettura obbligata. Per chi ama Tarantino, beh, mi stupisco che non lo abbiate ancora già comprato e letto, fatelo immediatamente. Per tutti è una lettura incredibile. Tarantino è uno scrittore, un narratore, uno storyteller, chiamatelo come volete, d'eccezione. Ha una scrittura secca, semplice, diretta,
leggibile, godibilissima, riesce a tratteggiare con due pennellate dei personaggi davvero molto vivi, vi giuro, ci sono dei personaggi anche secondari qui che non si vedono nel film, veri e falsi, che hanno un carisma davvero interessante. E dunque, che dire, la lettura di queste 390 pagine è letteralmente obbligatoria se amate il cinema, i romanzi, le grandi narrazioni, gli spaccati d'epoca e i traguardi e le cadute delle star americane, della Hollywood dei tempi d'oro. C'era una volta Hollywood, Quentin Tarantino, La nave di Teseo. Se lo avete letto, lasciate un commento qui sotto, un bel pollice se vi è piaciuto questo video, e volete altri consigli di romanzi e di lettura, e naturalmente se hai altre proposte scrivilo qui sotto nei commenti. Metti un like, attiva la campanella per il canale di Lega Nerd e ci vediamo alla prossima.